partiamo dal presupposto che quello che sto per dire non si rifà a qualcosa che ho fatto di recente, ma qualcosa che ho fatto molti anni fa. E questa precisazione è dovuta perché altrimenti, se la mia ragazza dovesse guardare questo video, siete tutti invitati al mio funerale, quindi per evitare precisiamo. Come si fa ad attrarre un certo partner? Perché questa è una domanda che magari le persone si pongono spesso e fanno questa domanda. Il punto da capire è molto semplice. Tu vivi ciò che sei consapevole di essere. Quindi, nel fatto che una persona è consapevole di non avere ciò che desidera, continua a protrarre quella situazione. Neville Goddard riassumeva questo concetto in una frase bellissima che ti consiglio di appuntarti. Lui diceva: il tuo subconscio dà forma ai tuoi desideri solo quando tu senti il tuo desiderio come già realizzato. Quindi quello che tu devi fare è iniziare ad avere la concezione che il tuo desiderio è già realizzato. Quando tu durante il giorno pensi al fatto che non hai ancora il partner che desideri, quando ci stai male per questo, quando pensi: cavolo, ancora non ho ciò che voglio, sono single da tanto tempo, eccetera eccetera, quello che tu fai è semplicemente protrarre questa situazione, e quindi non stai facendo una cosa utile per raggiungere il tuo obiettivo. Tu devi spostare ciò che desideri dalla sfera del desiderio alla sfera dell'essere. Perché questo accade? Per il semplice motivo che praticamente, un attimino che ti dico subito, praticamente tu vai a creare la tua realtà partendo dal tuo momento presente. Se tu adesso non ti senti amato, non potrai esserlo in futuro. Quindi questa è una cosa molto importante da capire. Bisogna comprendere che noi non attiriamo ciò che desideriamo. Il desiderio non ha un impatto sul subconscio. Se io desidero una certa cosa, però emano emozioni e pensieri che non sono coerenti con ciò che io desidero, non posso averlo. Quindi, facendo l'esempio della relazione, cosa devo fare? Devo iniziare ad emanare pensieri ed emozioni come se io fossi già nella relazione che davvero desidero. Questo lo devo fare per la maggior parte del tempo. Che cosa ho fatto io nel momento in cui volevo una certa relazione? Ho iniziato a pensare come se già mi trovassi nella situazione che desideravo. Quindi avevo questo dialogo interno: bellissimo il fatto che la mia nuova ragazza è una persona che ama la crescita personale, ci vogliamo bene, ci sosteniamo, eccetera eccetera. Erano pensieri che non riguardavano la mia situazione attuale dell'epoca, stiamo parlando di 3 anni e mezzo fa, ma erano più che altro pensieri, ma soprattutto emozioni, che riguardavano la situazione come se io avessi già raggiunto quell'obiettivo. Quindi questa è la cosa chiave, qua sta il trucchetto, il click mentale che devi fare. Tu non devi emanare pensieri ed emozioni in base alla tua situazione attuale, tu devi emanare pensieri ed emozioni in base alla situazione desiderata, come se tu l'avessi già ottenuta. Fare questo è semplice a livello teorico, farlo a livello pratico è un po' più difficile. Però più riesci a farlo tutti i giorni, più ti ci alleni, e come tutte le cose è una questione di pratica, più ci lavori, più ti verrà facile farlo col tempo. Quindi non devi emanare pensieri in base alla tua situazione attuale. Passo io, grazie. No cavolo, io sono single, eccetera eccetera. Devi emanare pensieri ed emozioni in base alla situazione desiderata. C'era una frase che veniva attribuita a Buddha, poi non so se realmente è stato lui a citare questa cosa, che diceva così: non è che quando avrai successo sarai felice, ma se sei felice avrai successo. Che può sembrare una frase semplice e banale, in realtà è una frase estremamente importante, di una potenza devastante, perché dietro a questa frase c'è la comprensione che sono i nostri stati interiori a creare le circostanze. Quindi
questo concetto Buddha l'ha racchiuso in questa frase in una maniera straordinaria. Noi lo potremmo dire in maniera leggermente diversa, affermando che se tu sei felice adesso per la tua situazione attuale, migliorerai e attirerai a te una situazione diversa. È così che funziona, quindi bisogna partire dall'essere contenti della situazione in cui ci si trova. Se non riesci a farlo, ti consiglio di iniziare ad adottare il dialogo interno che avrai stato obiettivo raggiunto, o comunque lavorare sul provare quell'emozione, perché, e qua sta un altro errore di tante persone, le persone credono che le tecniche di crescita personale sono importanti di per sé. Quindi una persona dice: io applico le affermazioni positive, le sto applicando da tanto tempo, però non vedo risultati. Perché? Se sto già applicando una tecnica di crescita personale, perché il risultato non sta nella tecnica in sé, il risultato sta nell'emozione. Il segreto è l'emozione, il segreto è provare la stessa emozione che proveresti ad obiettivo raggiunto. Se questa tecnica delle affermazioni positive ti permette di, wow che buca, se ti permette di provare quell'emozione, allora ok, altrimenti non serve e devi provare altro, devi trovare tra tutte le varie tecniche quale su di te ha un certo impatto a livello emotivo. Noi non possiamo credere che l'applicare una certa strategia funzioni di per sé. Togliamo lo start e stop. Noi dobbiamo capire che la nostra realtà esterna riflette i nostri pensieri e le nostre emozioni ricorrenti. Quindi nel cambiare questi due aspetti e nel mantenerli cambiati, qua sta il segreto, noi andiamo a modificare la nostra realtà, perché inizieremo ad agire in maniera diversa e questo ci porterà ad ottenere risultati diversi. Quindi non è che tu cambi i tuoi pensieri oggi, pensi come se avessi già il partner che vuoi e domani no. Devi fare questa cosa e la devi fare con costanza, devi emanare pensieri ed emozioni diversi rispetto a quelli che emani solitamente e farlo con costanza, perché se tu cambi il tuo pensiero oggi ma domani ritorni al tuo modo di pensare abituale, non fai granché. Quindi il mio consiglio è quello di lavorare tutti i giorni sul scegliere un certo tipo di pensiero e ripetertelo affinché lo inizi ad installare dentro di te. Devi considerare che la mente lavora in maniera abitudinaria come il corpo fisico, quindi oggi fai un certo tipo di pensiero che ti viene difficile, lo fai una o due volte e fai difficoltà, però col tempo ci prendi dimestichezza e ogni volta ti verrà più facile emanare quel tipo di pensiero. È una cosa naturale, è una cosa normalissima, è così che funziona. Però devi lavorarci tutti i giorni. Se tu oggi ti dimentichi di gestire i tuoi pensieri, hai perso un giorno per allenarti in questa cosa e domani ti verrà più facile non allenarti. Quindi è una cosa molto importante. Per quanto riguarda il partner, molte persone ad esempio visualizzano di avere un certo partner e visualizzano, commettendo un grande errore, una persona precisa, un volto preciso. Perché questo è un errore? Perché di solito questa cosa qui crea ansia. Tu visualizzi adesso di avere un certo partner e praticamente non vedendo che quella persona nello specifico ti dà maggiore retta, inizi a provare emozioni negative. Quindi stai andando a condizionare in negativo tutto il lavoro che magari stavi svolgendo. Ora, qual è la cosa importante e fondamentale? La cosa importante è capire che se quando visualizzi una persona nello specifico provi un'emozione negativa, non è questo il modo più adatto per te. Ti conviene allora lavorare sulla visualizzazione in generale senza il visualizzare una persona nello specifico,
in maniera tale che questo ti condiziona ma in positivo. Quindi in tutto il lavoro di riprogrammazione tu devi lasciarti guidare dalle emozioni, perché le emozioni sono la chiave. Le emozioni positive ti indicano che stai lavorando nella maniera corretta, le emozioni negative che puoi provare pensando al tuo obiettivo ti indicano che stai lavorando in maniera sbagliata. Quindi la cosa fondamentale da fare è una sola: lasciarsi guidare dalle emozioni e controllare se le tecniche che stai applicando ti danno emozioni positive oppure no. Attrarre un certo partner piuttosto che un altro poi dipende tanto anche da quale persona è più adatta alla tua evoluzione. Il partner che hai è sempre la persona più adatta per la tua evoluzione. Quindi se tu sei consapevole di questa cosa, sei a posto. Non hai per forza la necessità di dover lavorare su una persona precisa, perché tu sai che sentendoti amato in questo istante attiri il partner più adatto per te. Che poi questo partner si chiama Rosaria o si chiama Francesca o si chiama Tommasina, poco importa a livello teorico, perché la cosa che a noi interessa in generale di un certo partner è le emozioni che ci fa provare quando stiamo in sua compagnia e quanto ci fa crescere, quanto condivide il nostro obiettivo nella vita, eccetera eccetera. Quindi se una persona ha una mentalità di abbondanza, di solito non lavora per raggiungere una persona in particolare. Nulla vieta di farlo, l'importante è che quando lavori con delle tecniche di crescita personale controlli se queste ti fanno stare bene oppure no, perché se non ti fanno stare bene è un po' un problema. Quindi, riassumendo tutto il discorso fatto fino adesso, devi sentirti amato, non c'è cosa più importante, anche se la situazione all'esterno è diversa. Punto secondo, devi capire che se cambi i tuoi pensieri avrai dei risultati mantenendoli cambiati, quindi devi cambiare i tuoi pensieri e le tue emozioni e mantenerli cambiati per più tempo possibile. E poi in definitiva, se lavori su una persona precisa o applichi determinate tecniche, lasciati guidare dall'emozione, perché è una cosa fondamentale. Detto questo, io per oggi ti saluto, se ci sono delle domande lasciale pure nei commenti e poi ci vediamo al prossimo video.